Sei giorni in un'unica puntata di Eprodie. Sei giorni. Sta per partire la manifestazione, siamo al Monte Ortomene. Ciao Ambra, fra un po' sul palco per presentare questa grande kermesse di musicisti e di artisti. Buonasera, sì, siamo pronti, Voci di Maggio, sesta edizione, grazie all'associazione Istentales e alla provincia di Nuoro che ha voluto regalare ancora a tutta la Sardegna questa serata. Oggi siamo al Monte Ortomene per la prima volta, quindi un luogo splendido dal punto di vista naturalistico, ma stasera si è trasformato in una grande sala per un grande concerto. Buon lavoro. Grazie mille, ciao. Fra un po' sul palco gli Istentales, siamo in compagnia di Daniele Barbato, il tastierista degli Istentales, che sta vivendo una grande emozione quest'oggi in occasione di questa grande giornata dedicata a Voci di Maggio. Guarda, io dico solo una cosa, da quando ero bambino, cioè 30 anni fa, il mio sogno era sempre quello di suonare qua al Monte. Penso perché per tutti i nuoresi che fanno arte, per valorizzare questo monte, per avere un'emozione come quella di stasera di vedere la piazza piena. Allora avevo sempre questo sogno ricorrente di fare questo mega concerto al Monte con tutto il caso, con i problemi del traffico e tutto quanto. E dunque oggi si è realizzato. Presentiamo il disco nuovo, è una festa di amici. Nome? Drigo. Cognome? Drigo. Mestiere? Drigo. Ciao. Ciao. L'emozione che è unica, sentire il coro sunugoreso in sottofondo, vedrete le immagini delle migliaia di persone che anche quest'anno hanno partecipato a Voci di Maggio, il nostro grandissimo Luca Floris alla batteria e alle percussioni. E alla voce corista, grande batterista. Nome? Drigo. Cognome? Drigo. Professione? Musicista. C'è molta aspettative per questo concerto da parte del pubblico. Io per venire qui oltre 6 km di fila e credetemi, io credo che ci saranno già adesso 15-20.000 persone. Sì, credo che sia la popolazione di Nuoro che tutta la provincia ha risposto bene a questo richiamo che abbiamo voluto fare noi come associazione culturale insieme alla provincia di Nuoro per questo Interreg, insieme alla Corsica, e siamo contenti. Siamo stanchi ma contenti. C'è anche tante polemiche di stupidi, ho visto qua e là, ma vi devo dire una cosa, una grande organizzazione, tantissimi artisti, tanto lavoro dietro le quinte per una grande serata che io credo diventerà sempre più grande. Sì, il lavoro è grosso perché noi abbiamo iniziato a dicembre a preparare Voci di Maggio quest'anno, però sicuramente il lavoro che abbiamo fatto ci ha pagato molto perché se puoi inquadrare... Ci sono, quanto mi hanno detto, più di 10 km di fila, quindi le macchine partono da Nuoro e siamo molto contenti. Emozioni sicuramente tantissime, una manifestazione meravigliosa, quindi tanti complimenti a Gigi San e agli Istentales e a tutte le persone che hanno collaborato per valorizzare tutto ciò che è sardo veramente in questo caso. Con noi Mister Canova, il bassista degli Istentales, grandi emozioni. Sì, come ogni anno, anche questa edizione di Voci di Maggio la gente risponde, arriva un po' da tutta la Sardegna, anche da fuori, da Torino, da Milano. Mi parlavi che da Tergu per esempio hanno organizzato il sindaco una comitiva di due pullman? Beh sì, saluto intanto i miei amici Gianfranco, il sindaco di Tergu, e Michele, il consigliere, che sono dei grandi amici prima di tutto, senza fare politica, perché la musica non deve avere politica. Bravo. In mezzo, primo. E hanno organizzato una gita nel nostro parco naturale che è il Monte Ortobene. Speriamo che questo sia un punto d'inizio per valorizzarlo, perché abbiamo un'oasi solo da valorizzare.